io ve lo voglio spiegare ancora una volta. Lui è uno dei politici più in vista d'Italia e tantissimi attivisti mi dicono: sai che ho scritto un messaggio su Facebook a Dibba e lui mi ha risposto. Certo, perché questi sono i politici del 5 Stelle, sono qui tra voi, potete parlargli, potete criticarvi, ma saremo sempre, sempre con voi. Alessandro Di Battista! Ah, ma non te n'eri andato? Ah, perché sei è venuto dietro e mi ha detto: devo scappare, salutiamoci, però sei rimasto. Sono molto contento, tra l'altro volevo parlare di te. Sì, però dopo, quando vai via? Io è passato un anno è stato un anno molto impegnativo. Sì, qualcuno di noi è diventato anche una figura conosciuta, una cosa strana che ti capita di essere conosciuto, non so perché, provi a fare il tuo dovere. E lo scorso anno, quando sono stato qua, Galan era ancora il presidente della Commissione Cultura, poi oggi grazie al Movimento 5 Stelle, anche grazie a noi che abbiamo fatto opposizione, è stato arrestato e quindi è ancora il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. È difficile proprio scardinare questo sistema. Io questi giorni sto ricevendo un po' di attacchi di nuovo, ogni tanto periodicamente arrivano. Io ho capito una cosa, perché la scorsa settimana, dopo aver ricevuto un po' di attacchi, no, perché sbagliamo un congiuntivo noi, andiamo su Al Jazeera, e questi rubano mafiosi, però il sistema, sai, il compromesso si fa con la mafia, ma veramente no. E mi sono alzato la mattina, presto, una mattina sono rimasto a letto, stavo un po' giù, un po' demoralizzato, e per la prima volta mi sono detto questa frase, non mi era mai capitato, di dirmi questa frase: ma chi te lo fa fare? Mi sono fatto questa domanda. Ma sei tu sempre tu? Si nasconde dietro la macchina fotografica? E chi ce lo fa fare a tagliarci lo stipendio, a anche sacrificare molto le relazioni? Comunque è del Movimento 5 Stelle, sa che a un certo punto si perdono pure degli amici, persone, non lo so, non ti salutano più perché combatti in Parlamento, che poi magari sono delle persone che vorrebbero fare quello che fai te, però hanno un po' di paura di, come dire, di buttare giù delle sovrastrutture mentali, cioè hanno un po' paura di ammettere a loro stessi che magari per 30 anni hanno votato il partito sbagliato, hanno fatto delle battaglie sbagliate. Io noto che proprio a livello un po' psicologico succede questo, ti criticano in ogni modo e quando tu gli dici: ma mi spieghi perché non ti piace questa proposta, non lo sanno dire, no? Spesso capita così, penso che capiti a tutti quanti noi. Ecco, chi ce lo fa fare a ricevere pure delle brutte minacce alle volte in Parlamento? Non è che ogni volta che fai certe denunce così forti sia rose e fiori, vengono delle persone degli altri schieramenti e ti dicono pure delle cose brutte. E chi te lo fa fare il sabato e la domenica a girare così tanto l'Italia? Uno dice: ma ormai ci invitano in effetti spessissimo in televisione, uno va in televisione e parla a più persone che stasera, anche se stasera il teatro è assolutamente strapieno. E però è pur vero che nel momento in cui ci distacchiamo totalmente dalla realtà, quindi stai solamente nella scatola televisiva, ti muovi in un modo differente, frequenti altri posti, alla fine è così che tu diventi come loro. Io non è che sono tutti delinquenti in quel palazzo, però sono tutti staccati dalla realtà. Io dico sempre questo, cioè è proprio un mondo parallelo. La Camera dei Deputati oltretutto ha l'illuminazione artificiale e tu quando stai tante ore lì dentro, capita a tutti, non ti rendi neanche conto se sia giorno o notte fuori. Cioè è davvero un mondo parallelo dove i commessi ti trattano come se tu fossi uno della corte di Versailles, ti chiamano onorevole, ti aprono le porte, ti raccolgono qualsiasi cosa ti cade per terra. È tutto costruito ad arte per farti dimenticare che tu sei un cittadino nelle istituzioni e il mondo reale è un altro. Ecco, chi te lo fa fare? Poi il signore viene, se n'è andato via quel signore? Ora posso parlare di lui. Viene, è venuto dietro e mi ha detto che lui ha votato a sinistra a Tsipras e poi ha sempre votato il Partito Comunista e ancora non ce la fa, lo diceva quasi con sofferenza, ma ancora non ce la fa, voglio votarti ancora, come dire, stava buttando giù delle sovrastrutture mentali. Mi capitò una volta che ci venne a trovare la Fiorella Pannoia alla Camera dei Deputati
alla Commissione Affari Esteri. Lei, una vita che ha votato a sinistra, ma altre persone che magari hanno votato a destra, un partito liberale, che hanno difficoltà ad ammettere, quindi a buttare giù certe sovrastrutture, che il PD non c'entra più nulla con il sogno della sinistra, o neanche il sogno liberale o il progetto liberale di Berlusconi sia stato poi portato avanti, no? Perché c'è qualcuno che ha delle idee differenti, ripeto, noi veramente andiamo, se ci pensate, oltre. Quello che stiamo provando a fare non l'ha mai fatto nessuno, cioè nessuno entrare in Parlamento senza dietro mafia, massoneria, gruppi di potere, nessuno parla della politica, ricordiamocelo sempre, come è un contratto a progetto, cioè noi siamo prestati al Parlamento, io non me lo devo dimenticare, perché ogni tanto, no, pure sì, follower della televisione, Bruno Vespa, tra l'altro sono andato a Bruno Vespa ed è vero che fa sempre sì, io stavo lì davanti, mi avvicinavo, poi io... E mi veniva da ridere, perché lui ogni domanda faceva. Io ho avuto la sensazione che in realtà non volesse tirare fuori delle informazioni per noi, ma volesse soltanto metterci in difficoltà. Per carità, legittimo, per me tutti i giornalisti devono fare questa cosa, a patto che lo facciano con tutti, no? Che a me mi fai più domande che in 20 anni a Berlusconi, questa cosa. Però, vabbè, questa era una parentesi, ci dobbiamo ricordare, no? Che siamo davvero prestati, che tanti di voi qui entreranno in Parlamento al posto nostro o nelle istituzioni, che Berti comunque entrerà, non so se vinceremo o non vinceremo, ma qualcuno di noi entrerà e inizierà a fare quel lavoro certosino di controllo che è sempre mancato. Però quello che stiamo facendo, se ci pensate, è lottare contro... Prima Mario ha fatto un bel intervento, ha parlato anche di lobby internazionali, delle armi, cioè guardate che quando noi prendiamo una posizione contro la guerra in Libia così forte, tra l'altro qualche giorno dopo quella stessa posizione l'ha presa, grazie a Dio, anche l'ONU, nessuno ha scritto che il Movimento 5 Stelle aveva preso una posizione corretta, non l'ha detto nessuno. Ecco, quando prendiamo queste posizioni con forza in Parlamento, cioè noi veramente rompiamo le scatole degli interessi molto grandi, molto molto grandi, che poi gli attacchi li riceviamo in quel modo, perché questi grandi lobby magari degli armamenti finanziano molti giornali con le pubblicità, e quindi i giornali, oggi l'unico obiettivo loro è screditarci, far pensare ai cittadini italiani che quella credibilità che abbiamo, chi più chi meno, comunque faticosamente ci stiamo conquistando, studiando, facendo interventi in aula, anche stando attenti alle parole, migliorando sulla comunicazione, studiando anche il modo in cui quando andiamo in televisione si deve andare, perché veramente andare in TV è come un esame di laurea, cioè tu ti devi studiare, preparare su tutto, cioè, perché questa la so, Vespa chiedimela questa la so, studiamo tutta la settimana, no, perché è così, cioè, perché la taverna, la prima volta che andò, gli dici, dimmi l'articolo 21 della Costituzione, così, tipo veramente come siamo all'università, e quindi si è messa a studiare tutta la Costituzione, così, chiedimelo, non lo so. Insomma, quello che stiamo facendo è un popolo informato, composto da cittadini sempre più informati, che si mette contro un sistema e pensa che prendendolo a capocciate, passatemi il termine, prima o poi crollerà. E pensa che invece fare come hanno fatto tutti, cioè entrare e scendere a patti, in qualche modo a compromessi, a mischiarsi, alla lunga non pagherà. Può pagare nel breve. Nel breve può pagare, cioè magari qualcuno di noi sarebbe diventato sottosegretario o viceministro, chissà, qualche ministro se avessimo fatto certi patti. Però alla lunga invece pagherà una coerenza, un'intransigenza nei confronti poi del malaffare, perché non è che noi non dialoghiamo sulle cose importanti. Cioè, il compromesso è bello quando tu vuoi andare, io un esempio che faccio sempre, uno vuole andare in pizzeria e l'altro in trattoria, si sceglie una trattoria che fa pure la pizza, è un bel compromesso. Però se scendere a compromessi significa fare dei patti con magari anche chi è coinvolto nell'omicidio di Falcone in Borsellino, francamente andate avanti voi, no? Però alla lunga, io pensavo che il cambiamento sarebbe stato un po' più rapido, però ho capito che in Italia ci sono delle persone che ormai sanno che siamo una forza politica onesta, ma non perché siamo ontologicamente differenti dagli altri, no, per una serie di regole che permettono anche una pulizia. Noi, se c'è qualcuno in vena che ha fatto qualcosa, lo mandiamo via. L'esempio è, c'è Max Bucani in prima fila, ha fatto un grande lavoro in Emilia Romagna e evidentemente aveva ragione, cioè, avevamo ragione a mandare via delle persone che oggi magari candidate con il Movimento 5 Stelle sarebbero state rinviate a giudizio per peculato, è successo qualcosa, e abbiamo pensato, se tu sei sotto indagine, via, perché non possiamo
come dire, macchiarci, cioè non avere questo argomento così forte che è l'onestà e la trasparenza. Pensate se uno di noi venisse rinviato a giudizio per corruzione, cioè saremmo finiti come Movimento 5 Stelle, perché veramente succede agli altri e tutto normale. Come? Sì, esatto, però questo infatti è proprio l'atteggiamento corretto, proprio corretto. Però è molto lunga, ci sono, dicevo, delle persone in Italia che sanno che siamo onesti e quindi non ci votano per questo. È così, è così. Loro sono onesti, meglio non votarli. No, queste persone dobbiamo far capire che se un modus operandi c'è stato per qualcuno che purtroppo o ungeva da qualche parte, non riusciva a lavorare, non può andare avanti, non possiamo continuare su questa strada, perché così abbiamo distrutto la Repubblica, ognuno a pensare al proprio interesse e tanti imprenditori onesti che magari si ammazzano, perché succede pure questo, no? Che c'è chi vuole continuare ad essere onesto. Insomma, io faccio sempre l'esempio di Borsellino, uno che sapeva di morire, e non è che dobbiamo tutti fare i martiri, non tutti hanno le qualità di Borsellino, però pensare che se siamo assieme tutti quanti, ci mettiamo contro un sistema in questo modo, con questo atteggiamento intransigente, alla fine pagherà. Cioè, la coerenza in Italia ci mette più tempo, ma prima o poi pagherà, io penso questo. Quindi è per il ragionamento che ho fatto qualche giorno fa di mattina, quando mi sono alzato, ho pensato che me lo fa fare, ho pensato che alla fine la coerenza pagherà. Però questo è veramente un progetto di passaggio di testimone. Io personalmente non voglio stare troppo tempo in un palazzo, perché un palazzo, vi dicevo, che da un lato ti stacca dalla realtà, ma ti succhia un po' pure l'anima alle volte, perché appunto è un palazzo rischioso che va frequentato il meno possibile. Dico sempre che c'è un corridoio che si chiama il transatlantico, lo chiamano, pensate, gli addetti ai lavori, il corridoio delle anime perdute. Si dice che chi cammina lì perda l'anima. Io ho notato che i politici arrivano parlando magari in campagna elettorale dei problemi dei cittadini e finiscono a parlare dei problemi loro. In questo transatlantico si formano dei capannelli di politici del PD, di Forza Italia. Io non li ho mai sentiti in vita mia parlare di un problema del cittadino, cioè due che discutono: dobbiamo abolire l'IRAP, no, ma prima reddito di cittadinanza, non andiamo in guerra, no. I discorsi sono sempre: c'è da piazzare lui, quell'altro, quella corrente da supportare. Cioè non è neanche colpa loro, veramente, cioè sono proprio staccati a tal punto dalla realtà, quasi come una schizofrenia della politica, che è causata da quel concetto sbagliatissimo che la politica sia un mestiere che posso fare tutta la mia vita. Cioè, se andiamo a parlare oggi con Renzi, con Cupero, con Civati, dall'altra parte con Salvini, non lo so, con Tosi, con Zaia, o ma gente... Ma se vogliono ridere da una parte, ma se devono farsi le leggi a persona, se le fanno, però... Certo, sì, però dicevo, se tu vai a parlare con queste persone e gli chiedi qual è il tuo sogno, qual è il loro sogno da grandi, chi ancora non è stato ministro fare il ministro, chi è stato ministro fare il presidente del consiglio, comunque restare in quel mondo per sempre, come appunto se quel mondo fosse un lavoro. Il gioco si rompe davvero, al di là dell'appartenenza politica di ognuno di noi, quando tu hai questa regola dei due, massimo due mandati e poi a caso. Cioè tu sai che devi passare quel testimone e sai che starai in quel posto, in quell'istituzione un tempo determinato della tua vita, e rientrerai in quella società che diventerà il tuo stesso interesse migliorare, in quanto ne tornerai a far parte. Non so se mi spiego. Io sono convinto che di quella società non farò più parte, perché sarò sempre in Parlamento, come Napolitano che è entrato che Stalin era ancora vivo. Non è uno scherzo. 50, non dico la data, se no esce fuori che non so quando è morto Stalin. Gli anni 50, circa, o 53 o 55, 58, ho sbagliato. Faccio sempre ogni tanto un errore, così parlano un po' di noi sui giornali, perché se no. L'altro giorno ho pensato di fare un tweet, ho scritto: se Galan si dimetterebbe, saressimo un paese più libero. E ho pensato, così lo riprendono, per forza, perché dicono: Grillino sbaglia la consecutio tempo in maniera incredibile, fammi leggere, qualcuno magari scopre, perché tanti non lo sanno, che Galan è il presidente della Commissione Cultura attuale della Camera dei Deputati, è un galeotto,
uno che sta in una villa dorata, probabilmente dorata perché pagata con i soldi nostri, e percepisce ancora due indennità, una da parlamentare della Repubblica, 14.000 euro al mese circa, beh, gli toglieranno la diaria, perché so se gli daranno pure la diaria per vivere, e l'altra da presidente della commissione, perché io sono vicepresidente della commissione esteri, ho un'indennità ulteriore, sono circa 500 euro al mese, abbiamo chiaramente anche questa totalmente rifiutato, mentre Galan la percepisce. Quindi forse si sbagli i congiuntivi. Da presidente, tutto da presidente. Da presidente. Se si dimetterete, Galan, lo dico a tutti i giornalisti dell'ANSA, se si dimetterebbe Galan, noi farebbimo un... devo fare prima un video dicendo ora sbaglio il congiuntivo, sennò la gente non ci crede. No, perché se poi la battaglia è tanto legata all'informazione, ci sono ottimi giornalisti in Italia, alcuni che rischiano la vita, no, veramente ci sono, però tanti un po' fanno parte appunto di questo sistema un po' malato, pure loro difendono alle volte come un poliziotto uno stipendio da 1200 euro, eh? Io penso pure questo, quindi dobbiamo un po' più di pietas alle volte, io me la prendo con i grandi direttori, con il giornalista che prende 1400 euro e spesso scrive il pezzo e non gli viene pubblicato perché la linea editoriale è un'altra. Dicevo, la strada è molto lunga, sono convinto che pagherà alla fine e che, ripeto, qualcuno stasera qui al teatro a Verona finirà in Parlamento, al Senato, no perché li nominati, alla Camera dei Deputati, sì, in Regione, cioè succederà, non è uno scherzo, succederà. E guardate che sarà una cosa molto bella perché al di là di tutto... La politica, se ci pensiamo, è la più alta attività che un essere umano possa fare, significa metterci assieme e provare a risolvere un problema, 10 teste, è un problema che riguarda tutta la collettività, 10, 30, 50, 600 parlamentari che fanno questo, se ci pensate è un'attività bellissima, purtroppo è diventata invece un modo per fottere la collettività che magari sta è molto assente in determinati momenti. Io non sono complottista, però credo che alcune cose vengano fatte in maniera davvero scientifica, come esiste colui che studia la scienza di inserire certi prodotti all'interno degli scaffali in supermercato per indirizzare i nostri acquisti, perché esiste pure colui, quel politico che studia la comunicazione sa che quelle riforme costituzionali di notte è meglio farle durante la settimana di Sanremo perché l'attenzione è molto più bassa. Infatti noi, pensate come ci proviamo un po' ad armare con le nostre battaglie, noi per far capire quel che stava succedendo in Parlamento utilizzavamo su Twitter l'hashtag Sanremo 2015, veramente, Albano e Romina Power, Alfano e Romina Power, e scrivevamo il tweet stanno sventrando la Costituzione, non è mai successo che le opposizioni siano uscite tutte dall'aula, hashtag Sanremo 2015, chi segue Sanremo fammi vedere che succede, perché è un po' questo il meccanismo. È pur vero che certi risultati positivi ci sono, e concludo, oggi questo teatro è strapieno e non è stato mandato, mi è stato detto, neanche un comunicato stampa, cioè esclusivamente con la rete, a costo zero, con delle informazioni, e tutti noi ci siamo riuniti stasera, ci siamo informati, qualcuno di più, alcuni magari sono delusi da quel che abbiamo detto, però abbiamo fatto comunità, a costo zero... Cioè, sono dei segnali ottimi, ripeto, ci vorrà tanto tempo perché il percorso è molto molto lungo. Come? Noi abbiamo un sogno, Ale. Sì, Enrica, sì, ci conosciamo ormai tutti, ormai proprio. Poi sta sempre in prima fila, sempre. Io vi ringrazio e vi dico di dare una mano a Jacopo, e soprattutto questa campagna elettorale, secondo me, si deve fare con... Quando vi viene in mente un'idea e pensate tra di voi che non funziona, in realtà quell'idea funziona. Tutto quel che un partito politico non ha fatto e noi possiamo fare funziona. Quello che loro fanno non andiamo ad emulare loro, che sono più bravi in quello che fanno loro. Cioè banalmente riunirci insieme un giorno e pulire un parco qui a Verona e portare al sindaco le buste di plastica con la mondezza che abbiamo raccolto funziona. Facciamo capire che siamo dei cittadini che essenzialmente non è che vogliono chissà che, vogliamo una Verona, un Veneto più pulito sotto tutti i punti di vista, cioè alla fine vogliamo delle cose semplici. C'è il poeta preferito del Che, che si chiama José Martí, che è quello che scrisse Guantanamera, che prima di diventare una canzone era una poesia, che diceva che fare è il miglior modo di dire.
fare il miglior modo di dire. Anche come gruppi di Movimento 5 Stelle, per aggregare nuove persone, più che stare troppo a discutere di cose, lo sappiamo Renzi come lo sappiamo, cioè, pensiamo alle cose nostre, che possiamo fare, come possiamo pulire una spiaggia, dare siringhe, oppure sì, come fanno alcuni esempi dei cittadini che non sono del Movimento 5 Stelle, a Gioia del Colle, vicino a Bari, dove io stavo ieri sera, quando è arrestato il sindaco, ma anche a Carrara, hanno occupato il comune fino a che non, il sindaco si deve dimettere Gioia del Colle, ma a Carrara per tutto il guaio legato al dissesto idrogeologico, oggi non si parla di più, vi ricordate, 3 mesi fa se ne parlava tantissimo, se ne riparlerà appena ripioverà e ci riscapperà un altro morto. E nel frattempo le leggi utili per risolvere definitivamente il problema di dissesto idrogeologico sono bloccate, però oggi la comunicazione, oggi sono solamente gli hooligans, poi io ho scritto oggi che forse ci sono degli hooligans più pericolosi che sono al governo, considero, cioè, suggerisco a tutti coloro che si indignano giustamente perché la barcaccia, la fontana del Bernini del 600 di Roma, della mia città, è stata distrutta da dei vandali, che esistono anche dei vandali che non portano le sciarpette ma cravatte firmate, che ogni giorno permettono la distruzione di Pompei oppure di Venezia, cioè, se ci indignassimo nello stesso modo, parlasse allo stesso modo degli hooligans ubriachi e degli hooligans al governo che neanche bevono, che questa è una cosa incredibile, neanche sono ubriachi e commettono danni irreparabili al nostro patrimonio artistico. Sì, cioè esatto, cioè distruzioni che passano in silenzio. Ha ragione Airola, bisogna spegnere la televisione perché è davvero l'incoglionimento collettivo, ha ragione. Dopo che devono andarci nel modo giusto. E accetto il consiglio, se magari dovessi riandare da Vespa dirò non accendete ancora non te sto parlando, ancora no, che la finissimo, adesso, poi appena finisce la prima spegnete, ti devi dipendere in qualche modo. Vi ringrazio, vi diamo una mano agli accoglienti qui, se lui diventerebbe il governatore del Veneto, fossimo più felici tutti quanti fondamentalmente. Grazie a tutti. Signori, davvero grazie a tutti, io vorrei ringraziare davvero chi ci ha messo la faccia, chi ci ha messo anche il tempo, Giuliano Quattrina prima di tutti, Massimo Rudi, Gianpaolo Pulinelli, che hanno veramente permesso questo. Grazie al consigliere, saluto Max Purani, un amico carissimo che era sul palco, che presentava lui a Italia 5 Stelle. Un grossissimo saluto, un grossissimo in bocca al lupo ai candidati che sono qui con noi, della regione Veneto, un grandissimo in bocca al lupo a Jacopo, raccogliamo dei fondi un po' per farci una mano per fare queste serate. Signori, vuol dire grazie di essere qui, noi non molleremo mai, ma se non mollerete voi, noi siamo una squadra, abbiamo un'arma sola che abbiamo sempre finora dimostrato, la